Inaugurato questa mattina l'anno accademico 2015-2016, nell'Aula Magna Santo Mazzarino del Monastero dei Benedettini, la cerimonia di inaugurazione del 581esimo anno accademico dalla Fondazione, dopo il corteo storico delle facoltà e l'esibizione del coro del Teatro Massimo Bellini di Catania, il rettore Giacomo Pignataro ha pronunciato il tradizionale discorso inaugurale. La sfida importante è quella di rilanciare la missione fondamentale dell'Ateneo, cioè quella della didattica e della ricerca. È una sfida che stiamo affrontando e che ha già prodotto primi risultati importanti. Tra tutti voglio menzionare la crescita delle matricole rispetto allo scorso anno accademico del 15%, che abbiamo realizzato da una parte attraverso la riduzione del numero dei corsi a numero programmato, ma che è stata possibile grazie alla reputazione di cui gode il nostro Ateneo per la qualità dei propri corsi di studio e dei propri docenti. Stiamo aprendo importanti laboratori di ricerca in via Santa Sofia che ospiteranno attrezzature all'avanguardia e che intendiamo condividere in parte con le imprese, perché oggi crediamo che l'università abbia un dovere straordinario nei confronti di questo territorio, il dovere cioè di accelerare i processi di creazione delle imprese attraverso l'innovazione tecnologica e sociale. Mi piace anche dire che quest'anno accademico si inaugura con la lezione del professore Massimo Cacciari. Assegnare un impegno di questo Ateneo nel dialogo tra le civiltà, nel contributo che noi vogliamo dare a creare società integrate che non si fondino sull'odio ma sulla conoscenza e sul confronto. A conclusione la prolusione del professor Massimo Cacciari dal titolo Luoghi e confini. Cercherò ovviamente di parlare del problema del confine e del luogo in modo in termini filosofici, in termini generali, però credo che trasparirà molto facilmente l'attualità di queste considerazioni, di queste riflessioni, soprattutto qui in Sicilia, dove è il luogo più confine che vi sia oggi in Europa, insieme ad altri nell'Egeo, no? Quindi proprio questa coincidenza di luogo e confine, e come intendere il luogo e il confine e come dovrebbero essere intesi e praticati, mi pare che siano temi di drammatica, tragica attualità, perché se non è l'università il luogo dell'incontro e del conflitto in cui le diverse culture si traducono l'una con l'altra, si comunicano l'una con l'altra, quale deve essere? È l'università. L'incontro non è un fatto di buona volontà, l'incontro è un fatto di conoscenza e di fatica anche a conoscere l'altro. Quindi dove può essere? Dove può venire questo se non l'università? Non certo nelle sedi politiche. Le sedi politiche possono ereditare questa conoscenza che viene dalle strutture universitarie. Quindi è fondamentale il lavoro dell'università nel quadro che ho delineato. È assolutamente fondamentale e bisogna che l'università sia messa in grado di svolgere questo lavoro. Il che significa anche finanziamenti, che significa anche ricerca. Perché il conoscere non è gratis. Per conoscere devo avere strutture di ricerca, devo potermi comprare un libro, il conoscere è gratis, neanche la televisione è gratis, che ti obbligano adesso a pagartela, no? Anche quando non ce l'hai come sottoscritto, e figurati se la conoscenza è gratis.